Angoscia. I soldati tedeschi, i loro elmetti d'acciaio e il loro emblema, un teschio. Tuttavia, la prima impressione che avemmo dei tedeschi fu tra le più rassicuranti. Gli ufficiali furono alloggiati presso dei privati e anche presso ebrei. Il loro atteggiamento nei confronti di chi li ospitava era freddo ma educato. Non domandavano mai l'impossibile, non facevano osservazioni sgarbate e a volte perfino sorridevano alla padrona di casa. Un ufficiale tedesco abitava nella casa di fronte alla nostra. Aveva una camera dai can. Dicevano che era un uomo piacevole, calmo, simpatico ed educato. 3 giorni dopo la sua installazione aveva portato alla signora Khan una scatola di cioccolatini. Gli ottimisti esultavano. «E allora, che avete detto? Voi non volevate crederci. Eccoli qua i vostri tedeschi, che ne pensate? Dov'è la loro famosa crudeltà?» I tedeschi erano già in città, i fascisti erano già al potere, il verdetto era già stato pronunciato e gli ebrei di Sighet sorridevano ancora. Gli 8 giorni di Pasqua. Era un tempo meraviglioso. Mia madre si affaccendava in cucina. Non c'erano più sinagoghe aperte. Ci si riuniva privatamente, non bisognava provocare i tedeschi. Praticamente ogni appartamento di rabbino diventava un luogo di preghiera. Si beveva, si mangiava, si cantava. La Bibbia ci comandava di stare allegri durante gli 8 giorni di festa, di essere felici, ma il cuore non era più lì. Il cuore batteva più forte da qualche giorno. Ci si augurava che la festa finisse, per non essere più obbligati a recitare quella commedia. Il 7° giorno di Pasqua il sipario si alzò. I tedeschi arrestarono i capi della comunità ebraica. A partire da quel momento tutto si svolse con estrema rapidità. La corsa verso la morte era cominciata. Prima misura, gli ebrei non avevano il diritto di lasciare il loro domicilio per 3 giorni, pena la morte. Moshe Lo Shammash arrivò di corsa da noi e gridò a mio padre: «Vi avevo avvertito!» E senza attendere risposta fuggì. Lo stesso giorno la polizia ungherese fece irruzione in tutte le case ebraiche della città. Un ebreo non aveva più diritto di possedere presso di sé oro, gioielli, oggetti di valore, ma tutto doveva essere consegnato alle autorità sotto pena di morte. Mio padre scese in cantina e sotterrò i nostri risparmi. A casa mia madre continuava ad accudire le sue faccende e a volte si fermava per guardarci silenziosa. Dei notabili della comunità vennero da mio padre, che aveva delle relazioni nelle alte sfere della polizia ungherese, per domandargli cosa pensasse della situazione. Mio padre non la vedeva troppo nera, oppure non voleva scoraggiare gli altri, mettere del sale sulle loro ferite. La stella gialla? Ebbene, non se ne muore, povero papà. Di cosa sei morto allora? Ma già si proclamavano nuovi editti. Non avevamo più il diritto di entrare nei ristoranti, nei caffè, di viaggiare in treno, di recarsi alla sinagoga, di uscire per le strade dopo le 18. Poi fu il ghetto. 2 ghetti vennero creati a Sighet. Uno grande in mezzo alla città, occupava 4 strade, e uno più piccolo si estendeva su parecchie viuzze in periferia. La strada che noi abitavamo, la via dei serpenti, si trovava nel primo, così che potevamo restare nella nostra casa. Ma siccome faceva angolo con le finestre che davano sulla strada esterna, dovettero essere sprangate. Cedemmo anche alcune delle nostre camere a dei parenti che erano stati scacciati dai loro appartamenti. La vita a poco era tornata normale. I reticolati che come una muraglia ci circondavano non ci risparmiavano un vero timore. Ci sentivamo anche abbastanza bene, eravamo completamente fra di noi, una piccola repubblica ebraica. Venne creato un consiglio ebraico, una polizia ebraica, un ufficio di assistenza sociale, un comitato del lavoro, un dipartimento di igiene, tutto un apparato di governo. Ognuno ne era meravigliato. Non avevamo più davanti agli occhi quei visi ostili, quegli sguardi carichi di odio. Era finita con la paura, con le angosce. Vivevamo tra ebrei, tra fratelli. Certo c'erano ancora dei momenti spiacevoli. Ogni giorno i tedeschi venivano a cercare degli uomini per caricare il carbone sui treni militari, perché c'erano molto pochi volontari per quel genere di lavoro. Ma a parte ciò l'atmosfera era tranquilla e rassicurante. L'opinione generale era che saremmo restati nel ghetto fino alla fine della guerra, fino all'arrivo dell'Armata Rossa. Poi tutto sarebbe tornato come prima. Non era né il tedesco né l'ebreo a regnare nel ghetto. Era l'illusione. Il sabato precedente Shavuot, la festa delle settimane,
Sotto un sole primaverile si passeggiava spensieratamente nelle strade, brulicanti di gente, e si chiacchierava allegramente. I bambini facevano un gioco con le nocciole sui marciapiedi. Insieme ad alcuni compagni, nel giardino era Ezra Malik. Studiavo e trattavo del Talmud. Arrivò la notte. Una ventina di persone erano riunite nel cortile di casa nostra. Mio padre raccontava degli aneddoti ed esponeva la sua opinione sulla situazione. Era un buon narratore. Improvvisamente la porta del cortile si aprì e Stern, un vecchio commerciante divenuto poliziotto, entrò e prese da parte mio padre. Malgrado l'oscurità che cominciava a invaderci, lo vidi impallidire. «Che succede?» gli domandammo. «Non lo so, mi hanno convocato a una seduta straordinaria del Consiglio. Deve essere successo qualcosa». La bella storia che ci stava raccontando rimase interrotta. «Vado subito», aggiunse mio padre. «Tornerò prima possibile. Vi racconterò tutto, aspettatemi». Eravamo pronti ad attendere ore. Il cortile diventò come l'anticamera di una sala operatoria. Attendevamo solamente di vedersi riaprire la porta, di vedersi aprire il firmamento. Altri vicini, richiamati dal rumore, si erano aggiunti a noi. Guardavamo l'orologio. Il tempo passava molto lentamente. Cosa poteva significare una seduta così lunga? «Ho come un brutto presentimento», disse mio padre. «Questo pomeriggio ho visto dei volti nuovi nel ghetto, ufficiali tedeschi della Gestapo, credo. Da quando siamo qui un ufficiale non si era mai fatto vedere». Era quasi mezzanotte. Nessuno aveva voglia di andare a letto. Qualcuno fece un salto a casa proprio per vedere se tutto era in ordine. Altri rientrarono, ma chiesero di essere avvertiti quando sarebbe tornato mio padre. La porta finalmente si aprì e lui apparve, pallido. Venne subito circondato. «Racconti! Ci dica cosa sta succedendo! Dica qualcosa!» Eravamo così avidi in quell'istante di sentire una parola di fiducia, una frase che ci dicesse che non c'era motivo di timore, che la riunione era stata estremamente banale, di ordinaria amministrazione, che si erano trattati dei problemi sociali, sanitari, ma bastava guardare il volto disfatto di mio padre per arrendersi all'evidenza. «Una notizia terribile», annunciò infine, «la deportazione. Il ghetto doveva essere completamente liquidato. La partenza sarebbe avvenuta cominciando da una strada dopo l'altra a partire dall'indomani. Volevamo sapere tutto, conoscere tutti i dettagli. La notizia ci aveva storditi, ma volevamo bere questo vino amaro fino in fondo. Dove ci porteranno? Era un segreto. Un segreto per tutti tranne che per uno solo, il presidente del Consiglio ebraico. Ma non voleva dirlo, non poteva dirlo. La Gestapo lo aveva minacciato di fucilarlo se avesse parlato. Mio padre fece osservare con la voce rotta. Circolano delle voci secondo le quali ci deporteranno in qualche parte dell'Ungheria a lavorare nelle fabbriche di mattoni. La ragione sembra è che il fronte è troppo vicino da qui». E dopo un momento di silenzio aggiunse: «Ognuno ha il diritto di portare con sé solo gli effetti personali, un sacco del cibo, qualche vestito, nient'altro». E ancora una volta un silenzio pesante. «Andate a svegliare i vicini», disse mio padre, «che si preparino». Delle ombre accanto a me si svegliarono come da un lungo sonno. Fuggirono silenziose in tutte le direzioni. Noi restammo un momento soli. Improvvisamente, Batia Reich, un parente che viveva con noi, entrò nella stanza. Qualcuno batte alla finestra sprangata, quella che dà sull'esterno. Soltanto dopo la guerra seppi chi era stato. Un ispettore della polizia ungherese, un amico di mio padre, che prima che entrassimo nel ghetto ci aveva detto: «State tranquilli, se c'è qualche pericolo vi avvertirò». Se quella sera avesse potuto parlarci, avremmo potuto ancora sfuggire. Ma quando riuscimmo ad aprire la finestra era troppo tardi, fuori non c'era più nessuno. Infine, all'una, venne dato il segnale di partenza. Ci fu della gioia, sì, della gioia. Pensavo senza dubbio che non c'era sofferenza più grande nell'inferno di Dio che quella di restare lì, seduti sul selciato, fra i pacchi in mezzo alla strada, sotto un sole incandescente, e che poi tutto sarebbe stato meglio in confronto a ciò. Si misero in marcia senza guardare le strade abbandonate, le case vuote e spente, i giardini, le pietre tombali. Sulle spalle di ognuno un sacco, negli occhi di ognuno una sofferenza piena di lacrime. Lentamente, pesantemente, la processione avanzava verso la porta del ghetto. E io ero là, sul marciapiede, a vederli passare, incapace di fare un qualunque movimento.
Ecco il rabbino, la schiena curva, la faccia completamente rasata, il fagotto sulle spalle. La sua sola presenza fra i deportati bastava a rendere la scena irreale. Mi sembrava di vedere una pagina strappata da qualche libro di racconti, da qualche romanzo storico sulla cattività babilonese o sull'Inquisizione spagnola. Passavano davanti a me, uno dopo l'altro, i maestri, gli amici, gli altri, tutti coloro di cui avevo avuto paura, tutti coloro di cui un giorno avevo potuto ridere, tutti coloro con i quali avevo vissuto per anni. Se ne andavano decaduti, trascinando il loro sacco, trascinando la loro vita, abbandonando il paese natale e i loro anni di infanzia, curvi come cani bastonati. Passavano senza guardarmi, mi dovevano invidiare. La processione scomparve all'angolo della strada. Ancora qualche passo e avrebbe varcato le mura del ghetto. La strada sembrava un mercato abbandonato in fretta e furia. Vi si poteva trovare di tutto. Valigie, asciugamani, borse, coltelli, piatti, banconote, fogli di carta, ritratti ingialliti. Tutte cose che per un attimo avevano pensato di portare con sé e che poi avevano lasciato lì. Tutte cose che avevano perduto ogni valore. Dappertutto stanze aperte, le porte e le finestre spalancate davano sul vuoto. Tutto era di tutti, non apparteneva più a nessuno, non c'era che da servirsene. Una tomba aperta, un sole d'estate.